Diesel stabilmente sopra 1,08 euro, benzina sopra 1,09 euro e prezzi che schizzano regolarmente sopra i 2 euro per il servito e che salgono ulteriormente varcato il casello dell'autostrada. Anche Pesaro non è immune dal caro carburante che da 17 giorni vede in tutta Italia in costante crescita i prezzi ai distributori in concomitanza con l'esodo dei vacanzieri. Si tratta dell'ennesimo rincaro che grava sulle tasche dei consumatori e che non fa sorridere nemmeno i gestori. Abbiamo le compagnie petrolifere che ci determinano i prezzi di vendita e quindi non abbiamo modo di poter gestire questi grossi aumenti che ci sono stati. E sicuramente parte dell'aumento è dovuto alla richiesta maggiore di prodotto, perché tanto durante gli esodi c'è un consumo maggiore e quindi se c'è un consumo maggiore il prezzo un po' si incrementa anche per quello. Ma è anche dovuto al fatto che il mercato generale è molto instabile e quindi tutte le motivazioni sono giuste per poter aumentare. Ma questi comunque questi aumenti qui si sono sempre stati, nel senso che durante il periodo estivo, quando ci sono gli esodi, è da sempre che i carburanti sono aumentati, anche molte volte anche anticipatamente, cioè prima dell'esodo, perché prima quindi della domanda. E qui quindi ci sono delle speculazioni. Il problema è che queste cose qui dovrebbero essere studiate e controllate molto meglio dall'organo preposto, perché non c'è modo noi di poter fare nulla. E ci dispiace molto che i clienti, alcuni se la prendono anche con noi, pensando che siamo noi la causa di questi aumenti. E noi invece la subiamo come loro, perché noi non è che abbiamo, anzi, più il prodotto costa poco e più ne vendiamo e noi siamo pagati a litri, quindi noi abbiamo solo il vantaggio se ci costa meno il giro d'affari e ci costa meno le singole autobutti. Quindi noi abbiamo solo il vantaggio quando i prezzi aumentano così. Siamo già al picco di questi prezzi, per quello che è la vostra conoscenza, o deve ancora arrivare? Questo non glielo so dire, perché secondo me ancora aumenterà qualcosa, però non è solo mio intuito, non abbiamo modo noi di poter capire le motivazioni e se queste motivazioni si sono esaurite o se i prezzi ancora aumenteranno.